Ed eccoci quindi alla chiusura dell'apertura, scusate il gioco di parole, dell'inaugurazione del casello di Guidonia, che eccolo qua, lo sto calpestando a piedi forse per l'ultima volta, dato che mancano pochi istanti al passaggio della prima automobile autovettura qui al casello. È intervenuto Tajani, è intervenuto Rubeis, il sindaco di Guidonia, è intervenuto altre importanti figure dell'assessore della regione, della provincia. Insomma, un grande bel lavoro completato prima, come ha detto il responsabile dei lavori, credo Mollo, della società Autostrade, completato prima dei termini, 2 mesi prima. E quindi ecco questa splendida opera, ancora da rifinire in alcuni piccoli dettagli, che collegherà Guidonia Montecelio, una delle più importanti città del Lazio, sia a nord che a sud, e quindi anche tutta l'area a est di Guidonia, tutta l'area a est di Roma, della capitale, ne trarrà giovamento. A questo punto, ecco, mentre ancora si banchetta lì in fondo per l'inaugurazione, io approfitto ancora per percorrere a piedi questo casello, che sarà, ripeto, questa è la mia prima e ultima volta che lo percorrerò a piedi, perché comunque poi lo percorrerò in auto. Vediamo qui il colpo d'occhio, ecco. E continuando, ecco qui il casello, andiamo nella zona più laterale possibile, c'è anche un passaggio pedonale, come potete vedere, e ecco qua, passaggio pedonale che però non mi azzarderei a percorrere, ma soltanto forse a questo punto conviene passarlo a piedi.